Stai cercando crediti da un sito affidabile, veloce e che sia pure economico? EasyVault è quello che fa per te. Passa in descrizione e con il mio link e il mio codice coupon avrai anche un ulteriore sconto. Meglio di così se more. Siamo tornati come al solito con un nuovo episodio della Carriera Allenatore e ragazzi stiamo andando veramente tanto tanto bene, guardate quanti episodi che vi porto ogni settimana. Vi chiedo però un supporto, un piccolo aiuto da parte vostra, un mi piace, un commento qui sotto per far girare il video e farlo raggiungere a più persone possibili. Chissà, magari un giorno in tendenza ci finisco anch'io. Iniziamo subito il video, mettetevi comodi perché ci divertiremo un sacco. Eccolo qua, Harry Kane, il nostro attaccante in cui abbiamo investito tantissimo, ma sono sicuro che farà una valanga di gol. Il Magdeburgo è la prima squadra che troviamo sul nostro cammino in Germania. Burki va al rinvio, la mette là, Super Mario Götze può saltare, attenzione perché Götze non è altissimo e infatti perde la prima palla a centrocampo, esce male Bartra, va al tiro, fuori. Recuperiamo palla immediatamente e la giochiamo. Dahoud vuole andare largo. Sadio Mané tocca il suo primo pallone. Eccolo qua, Harry Kane prova a dargli la palla in profondità. La crossa, c'è Mané! C'è Sané che può andare. La palla ancora da Kane! Il tiro e poi ancora noi. Ma che attacco formidabile. Ci siamo andati mille volte su questi palloni. Ecco, si appoggia Kane da fuori. 1-2, la palla arriva a Super Mario Götze che prova il tiro. Davvero ragazzi, sto facendo una fatica con tutte le pronunce, io sono veramente super ignorante per quanto riguarda il calcio appena usciamo dalla Serie A. No, pericolosi, beccano subito la traversa, porta vuota, ci salviamo! E poi sul rimpallo successivo, non mi stancherò mai di dirlo, ma all'interno delle mie carriere, ma penso un po' di tutti, se mi salvo con il palo con la traversa, subito dopo fanno un tiro che gli permetterà di segnare, eccolo qua. Il più classico dei gol presi all'interno di una partita FIFA. 1-0, Christian Beck, primo gol in Supercoppa. Abbiamo tutto il tempo per recuperare e capire come giocare con questa squadra. Non dobbiamo assolutamente preoccuparci. Sadio Mané, dentro per Götze. C'è Harry Kane che fa la sponda, dentro, così, per il Sadio Mané, che va al tiro! La para ancora il portiere! Dahoud largo per Götze, attenzione, ancora Götze, va alla verticalizzazione, ci appoggiamo, proviamo a distenderci un attimo bene, ancora Sadio Mané che può andare sulla fascia, può puntarli tutti, ancora Mané che rientra e poi crossa per il compagno, il portiere super uscita con i pugni, dentro, così per Götze, sta facendo praticamente il trequartista, l'eroe Sané che va a prendere la palla sulla fascia opposta e poi si gira Harry Kane. Voglio provare ad avanzare, attenzione, Götze, e vediamo come funziona in questo modo. Götze, dentro così per Harry Kane, attenzione, prova a partire, Sadio Mané, velocissimo, dietro tutti il tiro, ancora il portiere. Ancora noi in possesso della palla, possiamo andare, Dahoud, dentro, Harry Kane, c'è Sané, vuole andare largo, Sané, la crossa, per Mané sul secondo palo, Harry Kane, il palo, il gol, l'assist, il tridente che funziona benissimo, anzi no, non l'ha crossata Sadio Mané, l'ha crossato un altro, era Super Mario Götze che ha fatto la sponda di testa, ma che bella azione, Harry Kane gioca con i compagni e poi la finalizza. Fa tutto bene e la toccano tutti e quattro là davanti. E riusciamo a trovare il primo gol in carriera. E chi se non il nostro centravanti? Il nostro puntero, il nostro 9. Il mister è contento. Il pareggio dell'1-1 è arrivato con il cambio modulo. Questa è la strada giusta. Proviamo a far andare addirittura Dahoud sull'esterno. E poi Sané può andare. Anzi Mané, scusate, farà un sacco di confusione nei primi tempi. Ancora Mané, prova a tirare da lì. A porta vuota! La traversa e poi ancora noi, non ci credo, la presa, il colpo di testa di Götze sulla linea, la presa, la riprendiamo però e poi andiamo, giochiamola, verticalizzazione, c'è Sadio Mané, mamma mia, e Sané ragazzi, sto facendo veramente una fatica bestia, maledetta quella volta che ho comprato due giocatori che hanno praticamente il cognome uguale, Sadio, dentro così, Harry Kane vuole andare, da Toyan che mette il cross, c'è Sané che prova ad andarci, Sadio tra le linee, vuole verticalizzare, Super Mario Götze, la palla di ritorno, che gli arriva, esce il portiere. Proverei a finire la partita così, per poi fare qualche cambio, magari per andarci a giocare i supplementari, dato che comunque iniziano a essere un pochino stanchi i nostri ragazzi, ma abbiamo fatto un gran secondo tempo, dobbiamo resistere. Sadio, verticalizzazione, a cercare Harry Kane, che la dà con il tacco a Super Mario Götze, bellissima palla, l'eroe può distendersi, e allora gliela diamo con i tempi giusti, sulla corsa, dove può fare male, ancora l'eroe, la mette per Sané, sul secondo, la sponda a cercare la punta. Dahoud, a
Ancora noi, attenzione, perché stanno partendo tutti larghi. Cerchiamo di dargliela. Bellissima! Sandio la mette giù. La cross sul secondo. Ancora il portiere che smanaccia. Questo portiere è fortissimo. Ancora Toyan che sta facendo il centrocampista. Gosse. Vuole darla a Sandio. C'era il corridoio perfetto. E poi il portiere. Finisce qua la partita, si andrà ai tempi supplementari, ma noi abbiamo fatto veramente un'ottima prestazione. Anzi no, subito calcio di rigore, quindi non abbiamo l'opportunità di far giocare quelli in panchina. Direi di fidarci dell'ordine che ci hanno preparato e andiamo proprio così. Dai Burki, io lo so che li puoi parare tutti. Burki, e para il primo, siamo subito partiti alla grande. Harry Kane, che ha già segnato di testa, vuole fare gol anche su rigore. Il portiere la capisce, ma la palla entra lo stesso. Ancora Burki, che si vuole buttare sempre lì, ma si butta dall'altra parte invece. Avrebbe fatto bene a buttarsi di là. Sadio, cambiamo l'angolo per Sadio! Ce le capiscono tutte, ma alla fine entrano e questo è sufficiente per farci godere. Christian Beck, questa volta gliela pariamo. Ci ributtiamo dove ci siamo buttati quando abbiamo parato il primo rigore, dove abbiamo subito anche il secondo. Eccolo qua! Palo di Beck, la palla che esce. Abbiamo l'opportunità con il capitano di fare un gol importantissimo. Super Mario, Gosse, palo di Super Mario. È una partita tesissima, ma la Supercoppa la vogliamo portare a casa a tutti i costi! Non ce la facciamo. Dai, Leroy, ti prego, non sbagliarmelo. Questo gol è importantissimo e ci serve! L'ha sbagliato, non ci credo, pari. Dobbiamo parare questo perché abbiamo avuto un vantaggio incredibile e lo stiamo sperperando malamente. Malamente, se sbagliamo abbiamo perso. Incredibile, siamo passati a questa cosa. Dahoud, è tutto nei tuoi piedi. Dahoud, segna e ci dà la speranza di andare avanti. Erdemann, ancora contro Burki, che ha già parato l'impossibile. Burki non capisce. E adesso veramente si è a oltranza e Bartra non può sbagliare. Ancora Mark, sul dischetto. Bartra! E finisce. Abbiamo perso la Supercoppa ai rigori. Fa male perché abbiamo giocato benissimo per tutta la partita. Fa male perché eravamo andati in vantaggio e il primo trofeo stagionale non è nostro. Non voglio neanche vedere la premiazione. Farebbe troppo male. Andiamo avanti che è meglio. Andiamo a fare una trattativa per Milinkovic-Savic, dato che abbiamo 51 milioni di euro e quindi posso permetterlo, dato che comunque a centrocampo mi manca qualcosina. Io provo a offrirgli 32 milioni di euro per Milinkovic-Savic. Vediamo che cosa ci dicono. Loro vogliono 35.600.000 euro. Io faccio una controfferta. Fai una nuova offerta per il cartellino. Ne offro 34. Vediamo che non mi vengano incontro. Se mi fanno anche questo leggero sconto. Mi sembra un'offerta equa. Sono contento di aver raggiunto l'offerta. Quindi Sergei potrebbe essere il nostro nuovo centrocampista. Quindi andiamo subito a trattare con Sergei per completare il centrocampo. Sarebbe il profilo ideale. Giovane, forte fisicamente, che può giocare in qualsiasi ruolo. Andiamo a vedere Milinkovic-Savic. Sarebbe un giocatore importante e lui vuole cruciale. Va bene, perfetto. Cruciale ci sta. D'altronde è un giocatore su cui facciamo un investimento serio. 5 anni di contratto. Vediamo se è d'accordo. Perfetto, è contento. Non vuole una clausola recessoria e a me va benissimo così. Andiamo a vedere, parliamo dello stipendio. Lui adesso prende solamente 56.000 euro. Io gli offro 60.000 a settimana, che comunque è già un aumento di stipendio. Vediamo se è contento. Oddio, aspetta un attimo. Intanto a me i bonus di presenze non piacciono. Modifichiamo lo stipendio al bonus di ingaggio. Allora, come bonus di ingaggio ti posso dare 500.000 euro e come stipendio ti posso dare 60.000 come concordato. Quindi praticamente ti regalo 500.000. Vediamo un attimo contro offerta. Modifica un attimo. Gli diamo comunque 60.000 a settimana e va bene per 800.000 di bonus di ingaggio. Vediamo. Niente, lui vuole così e quindi accettiamo. Diamogli questa soddisfazione. Sergei Milinkovic-Savic, SMS, è un nostro nuovo giocatore. In questo momento, attenzione, perché rischia di essere scalzato Super Mario Gozze dai titolari, ragazzi. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Mettiamo Guerreiro a fare il terzino di sinistra titolare, così possiamo avere Tagliafico e Masiello come difensori da poter utilizzare in caso di turnover, anche se ci serve assolutamente qualcosa a livello proprio difensivo per fare del turnover. Vabbè dai, abbiamo questo giocatore che è abbastanza interessante. Mamma mia ragazzi, se
addirittura Goste deve stare in panchina in questa squadra, vuol dire che siamo messi veramente molto 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 bene. E il capitano diventa assolutamente Harry Kane, dato che è il nostro giocatore più iconico, 88 di overall, e farà un sacco di gol. Io direi di andare a comprare un difensore, che sia un terzino, che sia un centrale, non mi interessa, giovane da far crescere, da tenere in panchina. Anche se io in realtà ho un sogno, ragazzi. Ci sono due giocatori che mi sono rimasti nel cuore particolarmente con la carriera di allenatore, e chi mi segue da tempo lo sa benissimo. Stiamo parlando di due giocatori che hanno fatto la storia della mia Samp, e sono due giocatori che sono strettamente legati alla Spagna. Uno era il mio capitano, ha alzato praticamente un sacco di trofei, tutto quello che poteva tirare su l'ha fatto, e in questo momento gioca al PSG e non sta passando un gran momento. Io provo a chiedere al PSG un prestito. Ok, Yese in prestito è impossibile purtroppo. Proviamo con l'altro. L'altro potrebbe essere veramente un'occasione da portare a casa, ed è Munir. Prendiamo il prestito al Barcellona, che potrebbe assicurarci un giocatore devastante in ripartenza. Te lo chiedo per 2 anni in prestito. Munir, tra l'altro, ha ancora 22 anni. Sono contenti di farlo. Sono contenti di cederlo in prestito. Lo stipendio, la divisione, metà e metà. Vediamo se sono contenti di questa cosa. Sembra giusta. Attenzione, abbiamo raggiunto un accordo. Deve solamente accettare il trasferimento. Guardate tutte le posizioni che può ricoprire Munir. Ogni ruolo d'attacco. Non sono interessato a cedere Bartra, quindi non risponderò nemmeno all'offerta. Anche perché noi stiamo cercando un difensore proprio in questi ultimi giorni, in questi ultimi momenti sgoccioli di calciomercato. Io provo ad acquistare Zappacosta, ma non credo di possedere il denaro sufficiente a pagare sia cartellino che ingaggio. Mikel Merino è un giocatore che non rientra. Non ti posso dare un terzino destro per un terzino destro. Almeno che non siano interessate questo ragazzino di cui parlavo prima. Vediamo, no, non gli interessa. Sto guardando un attimo sul mercato se ci può essere qualche occasione. E Ashley Young, insomma, potrebbe essere un giocatore a fine carriera da andare a prendere a 2 milioni. Io quasi quasi un'offerta per Ashley Young la faccio. C'è anche Marusic a 4 milioni di euro, che immagino non sia forte come lo è in realtà in questo momento. Però entriamo nell'ultimo giorno di mercato, non ci sarà più tempo, bisognerà risolvere tutto in questa giornata. E intanto Munir è stato preso in prestito, e di questo sono molto molto contento, ma ci penseremo dopo, perché adesso dobbiamo andare a fare un miracolo.